Arriva del Garda, gli igienisti dentali sono in congresso, ma soprattutto con la Presidente Antonia Binante ci sono tanti argomenti di cui vi occupate, workshop, approfondimenti scientifici, tecnici e il quotidiano per l'igienista dentale. In queste giornate è importantissima proprio la focalizzazione su quella che è la prevenzione, che è il nostro tema a noi caro in qualità di igienisti dentali. Quindi prevenzione non solo nell'ambito del cavo orale, ma in maniera interdisciplinare. Infatti le manifestazioni nel cavo orale sono sempre legate non soltanto al cavo orale come elemento a sé stante, ma sono quindi direttamente correlate con quelle che sono anche tutta una serie di patologie generali che possono manifestarsi a livello del cavo orale o che possono condizionare anche l'andamento delle patologie stesse. Il nostro obiettivo è proprio quello di fare un focus fondamentale sulla prevenzione per intercettare tempestivamente qualunque tipo di manifestazione che si sia palesata o che stia per palesarsi, proprio per poter esplicare quello che è il nostro ruolo fondamentale di promuovere la salute. Salute quindi a tutte le età e in modo particolare poi di concentrarsi su quelli che sono anche i nuovi stili alimentari, perché quotidianamente si sente parlare di alimentazione, di corretti regimi alimentari o anche di alimentazione mediterranea, di cui si parla tante volte in maniera estremamente superficiale, senza capirne il vero valore nutrizionale, ma anche senza capirne appieno quello che è l'applicazione che se ne deve fare. L'associazione AIDI è molto impegnata, si va verso il congresso nazionale. Sì, congresso nazionale che si svolgerà a Bologna il 17-18 novembre e che quest'anno avrà un tema particolare, avrà appunto come obiettivo fondamentale la differenza di genere, perché sappiamo che anche l'evoluzione, la progressione e lo sviluppo anche di determinate patologie è condizionata anche dal genere. Ci sono delle differenze fondamentali anche nelle caratteristiche generali tra uomo e donna. A fare gli onori di casa l'assessore Renza Bollettin qui a Riva del Garda, è assessore alla cultura ma è anche medico, quindi quale migliore occasione? Direi che dal punto di vista medico l'aspetto orale, l'aspetto della cura non solo dentale ma anche paradontale è importante, perché è strettamente legato alle abitudini, agli usi anche di cucina, all'acquisizione degli alimenti, alla scelta degli alimenti e alla scelta dello stile di vita. Per cui uno stile di vita che sia compatibile con un'igiene orale, che igiene orale vuol dire anche poi l'igiene generale della persona, il suo stile di vita, il fumo, il non fumo, l'alcol e tutto quello che naturalmente fa parte delle dipendenze. Quindi se vogliamo allargare, come diceva Barrino, un grande della scienza dell'alimentazione, che diceva e dice tutt'oggi che quando si va a fare la spesa noi facciamo una scelta politica, non facciamo solo una scelta economica o alimentare, perché noi indirizziamo il nostro orientamento, l'orientamento dei nostri figli verso un tipo di alimentazione oppure verso un altro tipo di alimentazione. In questo ambito più allargato c'è anche la cura odontoiatrica e la cura dentale e paradontale. Alimentazione e prevenzione dentale, gli igienisti dentali ci tengono, hanno approfondito in una sessione moderata da Caterina Di Marco, vicepresidente AIDI. Di che cosa si è parlato? Abbiamo parlato dell'interazione dell'alimentazione con il cavo orale, dell'alimentazione in generale per la salute come stile di vita e prevenzione per tutte le malattie, in particolare anche molto importante per il cavo orale. Si è parlata dell'alimentazione nei pazienti oncologici del distretto testa-collo, si sono andati ad analizzare i vari componenti vitamine, proteine, interazioni enzimatiche dei vari alimenti. Diciamo che finalmente noi igienisti dentali abbiamo preso atto e coscienza di quello che fa parte primaria del nostro lavoro, che non è solamente l'igiene orale, ma anche occuparsi della prevenzione attraverso l'alimentazione. Quindi fate conto che nel decreto ministeriale 137, che è addirittura del 1999, proprio nella mission dell'igienista dentale c'è anche quella di fare la prevenzione attraverso l'indirizzo ad una corretta igiene alimentare
al fine di prevenire le malattie del cavo orale. Quindi finalmente si sta parlando molto di alimentazione e l'igienista dentale deve essere pronta e preparata non nel fare la dieta, che è competenza di qualcun altro, ma di sensibilizzare, istruire e motivare il paziente affinché prenda coscienza di questa cosa. Quindi fa parte di un corretto stile di vita. Professor Giuseppe Miragliotto, Università di Bari, qui parliamo anche di vitamina D. Penso sia doveroso cercare di fare un po' il punto su questa sostanza che è nota a tutti da tanto tempo. Basta pensare all'olio di fegato di merluzzo, e così ho dato il titolo a questa relazione, l'olio di fegato di merluzzo che veniva dato ai bambini. Ma soprattutto quello che è importante è il nuovo ruolo che è emerso della vitamina D. Da prima la si associava alla prevenzione dell'osteoporosi, adesso negli ultimi decenni, proprio tramite indagini incredibilmente sofisticate, è venuto alla luce, alla ribalta, il ruolo che la vitamina D svolge nell'ambito di tutte le patologie, oltre a quella infettiva. La patologia infettiva, la tubercolosi, è noto come la vitamina D fosse l'intermediario dei raggi del sole ai quali venivano esposti i pazienti nei sanatori. Ora si è scoperto il perché, il per come a livello biochimico, ma soprattutto la vitamina D svolge tutta una serie di effetti ad ampio spettro, perché i recettori per la vitamina D sono presenti in tutte quante le cellule di tutti gli apparati. Una delle sessioni più importanti è quella dedicata al ruolo dell'igienista dentale e alla prevenzione. Ovviamente in quest'ambito Domenico Pignataro fa il moderatore di questa sessione e ci spiega un po' di che cosa si tratta. Io sarò moderatore per una relazione con la quale si intende evidenziare l'importanza dell'igienista dentale nella intercettazione delle lesioni precancerose. È un metodo di prevenzione importante dove si gioca sul fattore tempo, che spesso può essere determinante, e quindi mettere i colleghi nella condizione di conoscere quelli che sono le lesioni che potrebbero arrecare danno e quindi essere potenzialmente precancerose, inviare all'odontoiatra o al chirurgo per una diagnosi più attenta ed accurata. Dottoressa Fabia Profili, il concetto di community per la prima volta viene portato in evidenza anche fra gli igienisti dentali. Per concetto di community infatti intendiamo un insieme di persone che scambiano, che condividono conoscenze su un determinato argomento, e appunto nell'igiene dentale le conoscenze sono veramente tante, c'è tantissimo da sapere, e noi igienisti dentali siamo proprio i paladini di questa branca così delicata e così importante. E quindi attraverso quelli che sono i social media, i social network, tutte le tecnologie che consentono di mettere in comunicazione anche persone distanti tra di loro, persone che sono sia colleghi che pazienti, perché una community include tutti, è possibile veramente riuscire ad arrivare in maniera capillare con le informazioni. E il fine ovviamente è quello sì di istruire, ma anche, perché no, di ricevere gratitudine, di essere appagati dal paziente stesso che impara, che conosce, che diventa sensibile alla sua salute in tutto, non solo orale. La dottoressa Sofia Drivas nella sessione community invece ci ha insegnato quanto contano i social. I social per l'igienista dentale possono essere veramente importanti. Nella nostra relazione che faremo questa sera parleremo di Facebook, LinkedIn e Instagram, e di uno spazio blog che può tenere il professionista sanitario. È importante che il professionista sanitario sia presente online per diffondere una cultura della salute orale, anche online, in modo che sapremo comprendere più persone, e non soltanto le persone che vediamo in studio quotidianamente, ma un bacino più ampio di utenti attraverso proprio i social media. Professor Tinivello, Università di Torino, ha approfondito alcuni aspetti dell'alimentazione, quelli più difficili. Difficili perché riferiti alle persone che non riescono ad alimentarsi con gli alimenti naturali. Anche in questo caso però l'aspetto nutrizionale è molto importante. E quindi oggi alcuni provvedimenti terapeutici, medici, riescono a soddisfare anche le esigenze nutrizionali delle persone che per vari motivi patologici non riescono ad alimentarsi con gli alimenti naturali.
Tutto questo nell'ambito della prevenzione, l'AIDI insegna, si può fare molto di più. Molto, perché l'aspetto dello stato nutrizionale, la conservazione dello stato nutrizionale, soprattutto quando si affrontano delle malattie, è molto importante, fa parte del processo di cura. Per cui garantire appunto la conservazione dello stato nutrizionale o migliorarlo qualora sia già deficitario è un provvedimento terapeutico a tutti gli effetti. Professor Giorgio Lombardo, Università di Verona, il ruolo dell'igienista dentale oggi mi sembra uno dei capitoli fondamentali di questa convention. Il ruolo dell'igienista dentale è importante, finalmente viene riconosciuto l'importanza non solo nell'università ma anche nella società e quindi anche il compito di noi universitari diventa a questo punto cruciale nel formare le giovani dottoresse e nell'aggiornamento continuo. Professor Massimo Albanese, Università di Verona, una sessione dedicata all'argomento. Sì, un intervento che vuole puntualizzare il ruolo che può avere l'igienista dentale nel indirizzare correttamente il paziente verso un iter diagnostico che in caso di presenza di lesioni sospette può effettivamente giovare a una diagnosi precoce nell'ambito di lesioni potenzialmente maligne o maligne. Un altro universitario, il professor Edoardo Stellini, Padova, questa volta le chiediamo un po' a conclusione del congresso, la giornata importante per gli igienisti dentali, ci sono anche messaggi importanti a livello nazionale. Sicuramente un evento organizzato benissimo da una fortissima sigla sindacale quale l'AIDI, che è da sempre promotrice di innovazione nel mondo dell'igiene dentale. E da sempre è strettamente legato al mondo universitario. L'organizzazione universitaria in Italia per la figura dell'igienista è molto ben sviluppata e devo dire che anche nel nord-est Italia vede degli atenei molto prestigiosi. Parlo chiaramente del mio ateneo, ma anche Verona, Brescia, Trieste, Ferrara sono atenei del nord-est che danno particolare cura all'aggiornamento scientifico dell'igienista e anche alla formazione postgraduate di questa figura sanitaria indispensabile ormai nel modo di vivere del paziente moderno di tipo odontoiatrico.